Shalom, shalom, shalom. Eccoci qui con un'altra lezione. E prima di iniziare voglio dare tutti i lodi dovuto al Padre Yahawah, Bahashem, Yahawah Shai, Bahashem Bruka Kodash, che questi sono i nomi del Padre e suo figlio nell'antico ebraico. E voglio dare i miei doppi onori agli apostoli e anziani della Great Millstone GMS che mi hanno insegnato questa verità, che è la pura verità. Pace e saluti agli eletti della casa di Yashar Allah, sparsi nei quattro punti della terra, facendo sì che questo messaggio, questa verità, possa arrivare dappertutto, rischiando la propria vita in questi ultimi giorni. Shalom. Sono il fratello Yaraya Yashar Allah della GMS Campo d'Italia e volevo fare una lezione molto importante, perché questo è un punto molto importante da capire in questa verità ed è un punto di cui le chiese e le religioni hanno sempre ingannato le persone, li hanno sempre ingannati con questo punto qui, e lo Spirito mi ha suggerito di farlo. Allora, si tratta di questo discorso che è tutta una guerra tra Dio e Satana, e non è nulla così. Infatti Satana è un angelo sotto il servizio del Padre Yahawah, ok? E non è una lotta tra Dio e Satana, no, ok? Il Padre gestisce tutto, ha creato tutto, tutti gli spiriti ha creato, è il Padre degli spiriti, ok? Siano maligni, siano benigni, il Padre ha creato tutto, ok? E una volta cominciate a capire questo, cominciate a vedere la grandezza proprio del Padre, e cambierà la vostra mentalità e approccio a questa verità. Iniziamo velocemente. Questo è un versetto che la Chiesa usa, non solo la Chiesa, tutte le religioni lo usano per ingannare la gente. E si trova nel libro di Isaia, capitolo 14, versetto 12, che dice: come sei caduto dal cielo, o Lucifero, figlio del mattino, come sei stato abbattuto a terra, che hai indebolito le nazioni. Ok, prima di tutto andiamo a vedere che cosa significa Lucifero, che è molto importante, perché la gente quando sente Lucifero pensa subito a Satana. Com'è che ci è stato chiesto attraverso il libro di Secondo Timoteo, ok, capitolo 2 versetto 16, di studiare per essere approvato, ok? Noi qui della Great Millstone andiamo sulle radici delle parole, ok? Come vedete, la parola Lucifero è Heilal, ok? Facciamo sentire. Strong's H 1966. Heileo. Heileo. Come avete sentito, è Heilel, ok? Dunque, vuol dire, andiamo a tradurre, vuol dire portatore di luce, ok? Portatore di luce. Heilel, che descrive il re di Babilonia, ok? Non sta parlando di un Satano, chissà cosa. Lucifero, la parola luci, viene dalla parola luce, ok? Come vedete, la parola luce viene anzi da luci, ok? In latino. Perciò Lucifero significa portatore di luce. Come vedete, quando fanno le Olimpiadi, quelli che portano la luce, è quello che significa. E coloro che stanno portando la luce di questa società che stiamo vivendo adesso sono coloro che stanno gestendo la società, i così chiamati famiglie bancarie, così chiamato l'uomo bianco, la famiglia dell'Esaù, ok? La famiglia dell'Esaù, ricordatevi, si chiamano i Caucasi perché vengono dalle montagne di Caucaso, ok? E andremo a vedere di più. Perciò, come sei caduto dal cielo, il cielo rappresenta la posizione, ok? Rappresenta paradiso, perché sono loro che stanno vivendo in paradiso adesso. Sono loro che stanno vivendo in alto di tutto,
ok? E i poveri vivono l'inferno, ok? Figlio del mattino, loro sono i figli del mattino, perché poi quando arriverà la sera cadranno e i figli di Dio prenderanno la posizione che hanno occupato tutto questo tempo qui, ok? È il padre che sta dicendo: come sei stato abbattuto a terra, che hai indebolito le nazioni. E sapete che Lucifero ha indebolito le nazioni, ok? E questo Lucifero parla di re della Babilonia, e questo re di Babilonia rappresenta America. Non ha nulla a che fare con la Babilonia antica, perché la Babilonia antica è stata conquistata senza spargimento di sangue. Il racconto lo potete vedere nel libro di Daniele, ok? Non c'è stato guerra, hanno solamente ucciso il re Nabucodonosor, il suo figlio, l'hanno ucciso sul trono, e il re dei Medi e Persi ha preso, il re Dario ha preso il suo regno, tutto tranquillamente. E questo Babilonia che si sta parlando è la Babilonia del futuro, ok? E sappiamo che rappresenta America, ok? America ha indebolito le nazioni, come vedete cosa sta succedendo anche in Afghanistan e in tutto il mondo. Vanno ovunque vogliono e imporono la loro democrazia, ok? Non gliene frega niente delle tradizioni, culture degli altri. Vogliono imporre un potere, infatti sono loro che stanno governando questo regno, il regno malvagio che stiamo vivendo. Ecco perché dobbiamo pregare affinché il figlio del padre torna e ci liberi da questa schiavitù che stiamo vivendo qui, ok? Detto questo, andremo a prendere un altro versetto per appoggiare questo, che si trova nel libro di Obadia, capitolo 1. Questo è il libro di Obadia, capitolo 1, leggo da versetto 4. Perdonatemi. Questo è il libro di Obadia, anzi, leggo dal primo versetto per farvi capire, che dice: la visione di Obadia, ok? Così parla il Signore Yahweh riguardo Edom. E sappiamo che Edom è Esaù, che è il fratello di Giacobbe, il padre, il progenitore dei Caucasi, così chiamati uomini bianchi, ok? Edom, Esaù è il loro progenitore, ok? Abbiamo sentito una voce da parte del Signore Yahweh, e un ambasciatore è stato mandato fra la gente: alzati voi e alziamoci contro di lei in battaglia. Che il padre sta dichiarando battaglia contro Edom, che sono i così chiamati uomini bianchi di oggi, ok? Ecco, io ti ho fatto piccolo tra le nazioni, sei grandemente disprezzato, ok? E questo è lo stato che saranno quando tornerà il padre. Erano già in questo stato una volta, quando hanno perso i poteri per più di 1000 anni durante il tempo di Medioevo, ok? Che si chiama il così chiamato l'era scura, ok? L'orgoglio del tuo cuore ti ha ingannato. Nessuno è quanto orgoglioso sono gli americani, ok? Coloro che stanno governando e gestendo questo mondo, il così chiamato l'uomo Caucaso. E sappiamo che l'America viene fuori dall'Inghilterra. L'Inghilterra viene sempre fuori dai figli dei malvagi, no? Che sono i romani, ok? Sappiamo che fa parte dei loro imperi, no? Perché sono sparsi in tutte quelle nazioni là. Appena hanno conquistato il potere, dopo, diciamo, verso dal 1300, durante il tempo di Rinascimento, ok? L'orgoglio del tuo cuore ti ha ingannato, tu che abiti nelle fresure della roccia, ok? Infatti si chiamano Caucasi perché la loro prima abitazione era Sier, Petra, e l'ho fatto vedere nei altri video. Infatti, se andate sulla playlist che ho creato, andate a vedere chi sono i malvagi. Lì ho fatto vedere cose molto più profonde. Anzi,
per farvi vedere velocemente, non volevo farlo per un lungo sierra. Volevo fare lungo questo video. Come vedete, questo è Sier Petra e questa era la prima abitazione dei uomini bianchi, i così chiamati uomini bianchi. E vedete l'architettura che lo portano sempre, vi ricorda Roma, vi ricorda Washington, vi ricorda Grecia, ok? Che questa è la loro costruzione, ok? La loro architettura. Tornando, dice: l'orgoglio del tuo cuore ti ha ingannato, tu che abiti nelle fessure della roccia, la tua abitazione è alta, che dice in cuor suo: chi mi farà cadere a terra? Perché loro credono che nessuno li può abbattere, credono di avere l'esercito più potente, credono di essere più avanti di tutte le altre nazioni. Ecco perché infliggono queste cattiverie con i loro tasse, sanzioni, eccetera. Versetto 4 è punto. Anche se tu esalti te stesso come l'aquila, infatti il loro stermo è l'aquila, ok? Ah, devo farvelo vedere. Vediamo qui. Lo stermo degli antichi romani è l'aquila, anche quello degli americani, come vedete, è l'aquila, questa aquila qui che rappresenta. Dunque, tornando, dice: anche se ti esalti come l'aquila, e anche se avevi posto il tuo nido fra le stelle, là io farò di te giù, ok? E questo nido rappresenta i suoi satelliti che hanno posizionato, ok, in spazio, ok? Il Padre dice: ti farò cadere giù, dice Yahweh Hashem Yahushai. Perciò, tornando al prima che parlavamo del libro, no? Parlavamo del libro di Isaia 14:12. Isaia 14, va bene, facciamo così. Isaia 14. Come vedete, Isaia 14:12 è quello che abbiamo letto prima. Leggendo queste cose qui, dandovi le spiegazioni, forse riuscite a capirlo. Dice: come sei caduto dal cielo, o Lucifero, figlio del mattino, come sei stato abbattuto a terra, tu che hai indebolito le nazioni, ok? Infatti, versetto 13 dice: poiché tu hai detto in cuor tuo: salirò al cielo, innalzerò il mio trono al sopra delle stelle di Dio, mi siederò anche sul monte e sulla congregazione ai lati del settentrione, ed è quello che ha fatto, mettendo sua immagine come immagine del figlio del padre, ok? Sappiamo che l'immagine che spingono nelle chiese sono l'immagine di Cesare Borgia, non ha nulla a che fare con vera immagine, come è stato descritto nel libro di Apocalisse capitolo 1, 13 a 15, ok? Lui si è posto come Dio, ok? Infatti con la sua tecnologia e tutte le cose che fa vedere che è Dio. Ora sta dando le acque velenose a tutti e lui l'ha messo obbligatorio, ok? Ti stringe le cose affinché non puoi più andare in posti come ti muovevi prima, e tra poco arriverà anche ai lavoratori, ok? Questo è l'orgoglio di questo Lucifero qui, ok? Il portatore di luce, perché ora porta lui la luce, ora lui guida, ok? E lui verrà, cadrà, e questo è una cosa che riguarda il futuro che arriverà, ok? Infatti, se andiamo a prendere qui il libro di Apocalisse, era 12, Apocalisse 12, ok?
e versetto 7, traduciamo. Apocalisse 12, versetto 7, dice: e vi fu guerra in cielo. Michele e i suoi angeli combatterono contro il dragone, e combatte il dragone e i suoi angeli, e non prevalse anzi, andiamo a prendere le scritture perché non ha tradotto bene. Dunque, ora spiegherò cosa si intende qui. Questo è il libro di Apocalisse, capitolo 12, ok, versetto 7 era, che dice: e ci fu una battaglia nel cielo, Michele e i suoi angeli combatterono contro il dragone e i suoi angeli combatterono, ma non vinsero, e per loro non ci fu più posto nel cielo. Il dragone, il serpente antico, ok? E questo vi fa capire che sta parlando del serpente stesso che era nel giardino di Eden, che ha ingannato Eva, ok? Infatti, se andate a vedere sulla playlist libro di Genesi, sappiamo che non sta parlando di un serpente animale, sta parlando di un popolo, ok? Sta parlando di un popolo, e questo popolo è questo popolo che sta governando oggi, ok? I figli di Esau, ok? Ai Shashua, nell'antico ebraico, che vuol dire senza pigmentazione, ok? E sono il popolo del serpente, perché ingannano, fanno le cose maligne, ok? Infatti, vedete tutte le leggi che hanno stabilito che gli uomini vanno con gli uomini, le donne vanno con le donne, tutti gli abominini che hanno stabilito. Questo è il popolo del serpente, non sta parlando di un serpente letteralmente, ok? E vedete che dice quel serpente antico, che riferisce a quello di Genesi, ok? E dice che è chiamato diavolo e Satana, il seduttore di tutto il mondo, fu gettato sulla terra, e con lui furono gettati anche i suoi angeli. Ok, questo sta parlando di una battaglia futura, ok? E questa battaglia, infatti, se andate a vedere il libro di Daniele, capitolo 12, dice: in quel tempo sorgerà Michele, il grande capo, il difensore dei figli del tuo popolo. Vi sarà un tempo di angoscia come non ce ne fu mai da quando sorsero le nazioni fino a quel tempo. E in quel tempo il tuo popolo sarà salvato, cioè tutti quelli che saranno trovati iscritti nel libro. Ok? Sta parlando di un tempo come mai dall'inizio della creazione, un tempo di angoscia, ed è il tempo che stiamo per entrare, per arrivare. E cosa dice? Quei giorni sorgerà Michele, ok? È un angelo di guerra, che vuol dire in antico ebraico Mikahala, che vuol dire chi è come il potere Yahweh, ok? E lui sorgerà a combattere contro questi qui. Ed è quello che stiamo dicendo qui in versetto 12, capitolo 12, versetto 7. E ci fu una battaglia nel cielo, Michele e i suoi angeli. Questo è Giovanni sta vedendo proprio la visione di quello che è successo proprio quell'ultimo giorno là. E dice: fu battaglia. Infatti, questo dragone rappresenta l'antico romano, ok? Il sistema, ok? E sono loro che stanno governando oggi, ok? Oggi si chiamano America. Questi sono i misteri di questo libro qui. Se una volta non lo capite, vi sbaglierete sempre, ok? Sarete sempre ingannati. Perciò dice: i dragoni e i suoi angeli combatterono, ok? Adesso hanno creato un esercito spaziale. Gli americani, come vi parlo adesso, hanno un esercito spaziale, perché loro parlano di un'invasione un'invasione dallo spazio, perché loro sanno che i cari, i così chiamati UFO, sono i cari degli angeli del nostro potere Yahweh Shem Yahushai, e ultimamente ne stiamo vedendo sempre dappertutto. Ci sono sempre più apparizioni di questi cari qui,
ok? È molto importante che capiate cosa sta succedendo qui. E ci fu una battaglia nel cielo, Michele e i suoi angeli combatterono contro il dragone e i suoi angeli combatterono, ma non vinsero. E per loro non ci fu posto nel cielo, ok? Non ci fu più posto in alto come sono, in alto nella società oggi. Loro stanno vivendo il cielo, loro stanno vivendo il paradiso, ok? Mentre gli altri stanno vivendo l'inferno, che okay, bombardati da tasse, bombardati da diverse sanzioni, bombardati da cose svincolanti, ok? Questo è America, ok? E i suoi alleati, sappiate che America è alleato con dei altri paesi che si chiamano i NATO, ok? Di cui Italia fa parte. La distruzione arriva in molte parti di questi paesi qui, ok? Perché fanno la volontà del serpente, il grande dragone, il serpente antico, che è chiamato diavolo e Satana, i seduttori di tutto il mondo. Come fa a sedurre tutto il mondo? Con la sua democrazia, ok? La sua democrazia è un inganno, seduce tutto il mondo. Cosa fa? Viene nel tuo paese, ti dice che dobbiamo stabilire la democrazia se vuoi vivere, ok? La democrazia, che vuol dire togliere tutti i tuoi principi e introdurre i suoi principi, che non sono altro che omosessualità, tutte queste sporcizie, ok? E se tu non accetti, cosa fa? Torna e ti butta giù delle bombe, come ha sempre fatto. Questo è America, ok? Fu gettato sulla terra e con lui furono gettati anche i suoi angeli. Che gettati sulla terra andranno in schiavitù, come hanno portato tutte le altre nazioni in schiavitù. E questo è un giudizio giusto del Padre, ok? Detto questo, spero che sono riuscito a spiegare questa favola che la Chiesa cerca di insegnare, che Lucifero, sì, Lucifero sarebbe Satana alla fine, ok? Ma non vuol dire Satana. Perché coloro che stanno governando oggi sono dei satanisti, ma Lucifero in sé non vuol dire Satana, vuol dire portatore di luce. Nel futuro, quando torna il nostro Salvatore Yahawashi, saremo noi i nuovi Luciferi, saremo noi i portatori di luce, ok? Perciò non è nulla come dice la Chiesa, che c'è stata una battaglia, di Satana contro Dio, perché loro te lo spiegano che all'inizio era così, che c'è stata una battaglia in cielo, Satana era contro Dio e Dio ha vinto, ha cacciato Satana giù e la guerra continua sempre. No, queste sono favole. Vi leggo velocemente il libro di... Mi sa che questa lezione la dovrò fare in due parti per non tenerli troppo lungo, ok? Questo è il primo lettera al Timoteo, capitolo 1, versetto 4, che dice: e di non occuparsi di favole e di genealogie senza fini, come fanno i mormoni questo, genealogie senza fini, ok? Ma il punto è che... ti ripeto l'esortazione che ti fece mentre andavo in Macedonia, di rimanere a Efeso per ordinare ad alcuni di non insegnare dottrine diverse e di non occuparsi di favole, ok? Perché tutto quello che imparerete nelle chiese, nelle religioni, sono delle favole, ok? Ecco perché la Bibbia ribadisce sempre che la porta, la via che porta nella distruzione è una via larga, saranno molti che troveranno quella via là, e la via invece che porta alla vita eterna è molto stretta e saranno pochi a trovarla, ok? Detto questo, mi fermo qui, farò una parte 2, ok? Questa è la prima parte, facendovi capire che non Quelle scritture che usano nelle chiese per dirvi che c'è stata una guerra all'inizio, ok? All'inizio, prima che l'uomo fu creato, non esistono nella scrittura. Queste sono cose futuristiche che succederanno, ok? E non è una guerra tra Satana e Dio,
Infatti Satana è al servizio di Dio, ok? E sappiamo che Dio ha un nome, suo nome è Yahweh, suo figlio, il nostro mediatore si chiama Yahweh Shai, ok? E detto questo, la seconda parte vi darò dei precetti che vi fanno vedere che proprio questi angeli maligni, Satana, i demoni, sono tutti al servizio del Padre Yahweh. Detto questo, spero che questa lezione è stata edificante, ok? Voglio dare tutti i lodi dovuto al Padre Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Ruka Kodash. Miei doppi onori agli apostoli e anziani della Great New Stone GMS che mi hanno insegnato questa verità, che è la pura verità. Pace e saluti agli eletti della casa di Yashar Allah, faticando e rischiando la propria vita per spingere fuori questa verità in questi ultimi giorni. Alla prossima, Shalom.